di professione magistrato, uomo politico e grande matematico per diletto, ha legato il suo nome a un celebre teorema, tanto facile da enunciare, quanto diabolicamente difficile da dimostrare. La matematica è viva, ma è soprattutto visibile dappertutto. Beh, l'ho sempre stata, solo che la maggior parte della gente, quelli che non sono matematici, non la vedono. E allora bisogna fargliela vedere. Taglio del nastro per la terza grande mostra di Matera Basilicata 2019. Nel Museo Archeologico di Metaponto, infatti, è stata inaugurata la poetica dei numeri primi, da Pitagora agli algoritmi, che vede come direttore scientifico Pier Giorgio Di Freddi. La mostra racconta la matematica dall'interno, attraverso la bellezza dei numeri e dei suoi contenuti specifici, e dall'esterno, attraverso i numeri della bellezza e le sue relazioni con il resto della cultura. Il tutto nel nome della splendida e antica eredità lasciata nei millenni da Pitagora. L'idea sarebbe quella di far capire che la matematica è ubiqua, dovunque rivolgiamo i nostri occhi, anzi, anche quando rivolgiamo i nostri occhi, il nostro cervello sta facendo un calcolo a seconda degli angoli che gli occhi fanno per calcolare la distanza degli oggetti che noi guardiamo. Siamo dei calcolatori, senza saperlo, per fortuna, perché così non ci annoiamo, però ogni tanto è anche bene essere consci di quello che facciamo. Grazie anche a papà Pitagora. Beh, Pitagora, tra l'altro, la gente non lo sa e non è soltanto perché siamo qui in zone pitagoriche, appunto a Metaponto dove si dice che sia morto, o a Crotone dove invece si sa che è vissuto e ha lavorato, perché Pitagora è veramente il pensatore più influente della storia. Senza Pitagora, forse ci sarebbe stato un altro, però c'è stato lui, no? Senza Pitagora non si capirebbe qual è il valore dei numeri, non si capirebbe che la matematica è il linguaggio della natura, ma è anche il linguaggio delle arti, non ci sarebbero le scienze, non ci sarebbe la tecnologia, non ci sarebbero i microfoni, le telecamere, eccetera. Quindi veramente nessuno ha cambiato il mondo tanto quanto il pensiero di Pitagora. Purtroppo nelle scuole, quando si studia filosofia, si pensa a tanti altri pensatori presocratici, Anassimandro, Anassimene, Parmenide, eccetera. Ma sì, quelli certamente, no? Però non sono paragonabili alla rivoluzione che ha fatto Pitagora, ed è successa una volta sola nella storia dell'umanità, e siamo fortunati a essere qui nei luoghi dove è successo. E a proposito di scuole, come si insegna la matematica a scuola? Qual è il problema? Perché da piccolini alle scuole elementari la matematica spesso non viene insegnata in questo modo, come la sta raccontando lei durante questa intervista e come fa ovviamente nel suo lavoro? Beh, questa è la colpa della natura, però, perché si sa che nello sviluppo del bambino ci sono capacità che arrivano in tempi diversi. La prima capacità che arriva è quella di saper percepire la musica. I bambini ballano anche se non sanno parlare, si muovono a ritmo, eccetera. Purtroppo l'ultima capacità che arriva nello sviluppo è quella logico-deduttiva, quella che permette di capire la matematica. E la tragedia è che arriva più o meno con la pubertà, quando si sa che arrivano anche altre cose, magari più divertenti, e quindi nell'elementare e nelle medie è quasi impossibile insegnare la matematica in maniera che sia attraente, perché in realtà non si hanno ancora gli strumenti per poterla apprezzare e anche addirittura soltanto eseguire. Sarebbe come pretendere che un bambino di 6 mesi possa camminare, non ha ancora i muscoli. Matematica richiede più che muscoli, il cervello è evoluto, e quello arriva verso i 13-14 anni. Quindi anche quelli come noi, che poi diventano matematici di professione, non ricordano particolarmente con piacere le elementari e le medie, perché appunto facevano fatica, e forse allora bisognerebbe però ripensare queste cose, rivedere i programmi di insegnamento, i metodi di insegnamento, i tipi di esami, eccetera. Bisognerebbe fare una vera rivoluzione. Questo però è il compito dei ministeri e non nostro.